Dal concilio al web, il libro di Angelo Scelzo è stato presentato alla Multimedia Valley. Una piacevole serata all'insegna di ricordi e racconti all'interno dell'opera edita dalla Libreria Editrice Vaticana. Il giornalista salernitano Angelo Scelzo, già vice direttore della Sala Stampa del Vaticano, nel libro analizza il cammino della comunicazione della Santa Sede fino ad arrivare al recente utilizzo sempre più ampio dei social media. All'incontro con il direttore e fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, c'era Ugo Carpinelli, nelle vesti di moderatore, e il senatore Alfonso Andria. Per Scelzo, davvero un piacevole ritorno e un pezzo di cuore rimasto a Giffoni da quando, da adolescente, ha trascorso con la sua famiglia l'infanzia. Angelo Scelzo, dall'età di 7 anni e fino ai 12, ha vissuto a Giffoni Vallepiana con la madre Anna, proprietaria dell'antico bar Gianna in Piazza Mercato. Il padre, Clemente Vittorio, macchinista navale, e la sorella Antonietta. Ha frequentato a Giffoni Vallepiana alle scuole elementari, alunno del maestro Edmondo Scotti, frequentando la chiesa dell'Annunziata, ai tempi del primicerio Don Michele Ippolito. Beh, torna a Giffoni sempre molto volentieri. L'opera è Dal Concilio al Web, un libro sulla comunicazione vaticana. Veramente sono felice di poterlo presentare questa sera in quella che è la mia patria di adozione, veramente, perché sono stato sempre molto felice e molto legato a Giffoni. Per gli anni in cui sono stato, ma anche per gli anni in cui sono stato lontano, ma ho sempre pensato come a un rifugio veramente dell'anima, questo bellissimo paese. Come cambia la comunicazione dal cartaceo oggi ai social? Certo, è cambiato il mondo, anzi la comunicazione probabilmente ha contribuito a far cambiare il mondo, perché la comunicazione tempestiva, istantanea, ha modificato i rapporti tra le persone, ma soprattutto i rapporti tra i popoli, ha fatto in modo che il mondo diventasse un piccolo villaggio. E certo, ci sono anche i problemi che vengono proprio a seguito di questo, però certo la comunicazione è la nuova frontiera che avanza, il futuro che non solo accompagna ma in qualche modo lo precede, lo indica, e veramente siamo di fronte a un rivolgimento culturale, direi, veramente molto forte. Questo libro a chi è rivolto? Ma è rivolto, diciamo così, un poco al piccolo mondo vaticano, perché tratta solo della comunicazione vaticana, però il piccolo mondo vaticano ha riflessi molto ampi a livello internazionale, a livello diciamo più generale, e quindi è rivolto un po' a tutto il mondo della comunicazione e a chi è interessato a un tipo di comunicazione che riguarda soprattutto il Papa, la Santa Sede, l'attività di evangelizzazione, ma non solo, ma anche quella apostolica, anche quella diplomatica, in questo momento in cui per esempio ci sono due guerre sul nostro orizzonte e per le quali lo sforzo diplomatico anche della Santa Sede è forte, non sempre riesce a raggiungere tutti i risultati, ma comunque è indispensabile che la Chiesa dedichi attenzione, spazio e direi anche la passione propria a questo mondo così in grave difficoltà. Un motivo perché acquistare questo libro, Angelo? Ma per vedere come il piccolo mondo vaticano si attrezza a comunicare con il mondo esterno. È un problema di comunicazione, ma non solo, ma anche di evangelizzazione, ma anche di rapporti, anche di trasparenza, e serve anche a far conoscere meglio dal di fuori questo mondo vaticano, che è piccolo sì, ma ripeto, ha un orizzonte molto vasto. Ma su tutto questa sera prevale veramente la gioia di essere qui e di poter parlare a Giffoni di questo mio lavoro.